Oggi raccogliamo un po' di informazioni in più relativamente a questo riso, il riso della Cascina Oschiena, un riso Carnaroli. L'azienda sostiene che sia riso coltivato in ambiente a biodiversità protetta. Inoltre vediamo che è riso italiano ed è anche certificato Friend of the Earth. Ma sarà veramente riso sostenibile? Proviamo a contattare l'azienda e sentire se ci dà qualche informazione in più, qualche chiarimento. Buongiorno Alice, grazie molte per la tua disponibilità. Ma arriviamo subito al dunque, che prodotti vendete? Allora, buongiorno a tutti. Noi coltiviamo e vendiamo risi, diverse tipologie di risi e farro. I prodotti che vendete vengono tutti dai vostri campi? Sì, coltiviamo noi le diverse tipologie di riso che vanno dai risi da risotto antichi come Carnaroli e Arborio, tutti da semente certificate, Apollo che è il primo aromatico italiano, il Selenio che è un riso tondo che va bene per le zuppe e le minestre, poi i risi integrali come il Venere, il riso nero, il Carnaroli integrale e poi appunto l'antico farro di Coccum. Ma in che zona geografica si trovano i campi? Dov'è che siete? Noi siamo per l'esattezza a Crova, che è un piccolo paese a sud di Vercelli, 15 chilometri da Vercelli, quindi siamo nella piana del riso che va tra Torino e Milano. E di quanti ettari parliamo? La nostra azienda è 115 ettari, che però a riso sono solo 98, perché gli altri, una parte, li abbiamo convertiti a bosco, quindi alberi, e una parte la lasciamo incolta per la nidificazione degli uccelli migratori, in particolare della pittima reale, che è un uccello molto raro, il cui unico sito di censito di nidificazione è appunto nella nostra cascina. Caspita, interessante, ma... da quanti anni si coltiva il riso nella vostra zona? Ma noi siamo nella patria del bacino del riso storico, perché il riso si coltiva dal 1500, anzi da fine 400, portato appunto da Ludovico il Moro da Milano e coltivato dai monaci benedettini che avevano fatto le bonifiche nel nostro territorio. Quindi ormai fa un po' parte dell'ecosistema la vostra attività. Ma che cos'è rimasto? È rimasto qualcosa della flora e dell'ambiente originario? Il riso è una coltivazione intensiva ed estensiva insieme, quindi è importante coltivare salvaguardando questa biodiversità, che per noi vuol dire aver piantato piante, quindi sia la zona convertita a bosco, ma abbiamo anche piantumato oltre 2 chilometri di argini e quindi ricreando quei filari che c'erano una volta, e poi avendo creato 2 zone umide, lasciando l'incolto, avendo creato 100 metri lineari di solco per ogni ettaro di risaia, quindi è una zona che rimane adacquata, umida per tutto l'anno. Tutto questi accorgimenti fanno sì che c'è stato un incremento di biodiversità sia acquatica, quindi microbiodiversità, che anche in termini di farfalle o donati e ovviamente anche di avicoli, uccelli, quindi un po' tutto l'ecosistema animale. Complimenti, ma intervenite con fitofarmaci o con altre sostanze potenzialmente tossiche? Se sì, che cosa fate per minimizzare l'impatto? Certo, allora noi diciamo che l'obiettivo sarà arrivare a coltivare in modo completamente biologico. Quello che stiamo facendo noi è per ridurre l'utilizzo, per esempio, dei fertilizzanti e utilizzare sovesci autunno-vernini. Questo cosa vuol dire? Che d'inverno seminiamo la veccia, che è una pianta azotofissatore, le cui radici fissano l'azoto al terreno. A marzo-aprile, in questa stagione, prima di seminare, questa veccia, questa coltivazione viene arata, quindi non viene raccolta, ma l'unico obiettivo è fertilizzare in modo totalmente naturale il nostro terreno, così che si riesce in coltivazione
a ridurre e su alcune varietà non utilizzare proprio fertilizzanti chimici. Ho capito, ma c'è qualcuno che controlla poi le acque in uscita per verificare insomma che effettivamente non ci sia un impatto sull'ambiente da queste sostanze che a volte è necessario evidentemente utilizzare? Noi ci appoggiamo a un laboratorio privato, ci facciamo delle analisi nostre sia sull'acqua in entrata che sull'acqua in uscita. In più abbiamo la grande fortuna di avere anche fontanili, quindi acqua propria, acqua sorgiva, spontanea, anche grazie a queste opere di zone umide, di diciamo di riqualificazione dei fontanili che abbiamo fatto negli anni scorsi, e quindi questo ci dà garanzia della qualità dell'acqua. Quando poi raccogliete questo riso, cosa fate? Deve essere essiccato? C'è un forte dispendio energetico? Siete intervenuti per migliorare l'efficienza, magari utilizzando anche energie rinnovabili? Il dispendio energetico dell'essiccazione c'è, ed è per questo che abbiamo impiantato i pannelli fotovoltaici e abbiamo la fortuna anche di avere un mulino, un salto dell'acqua. E proprio utilizzando il salto dell'acqua, l'anno prossimo faremo anche una centralina idroelettrica. Dal punto di vista sociale e del trattamento dei lavoratori, siete tutti in regola? Sì, noi abbiamo due dipendenti, ovviamente assunti con un contratto di legge, quindi tutto in regola. Quello che stiamo cercando di fare è proprio sviluppando l'incoming, l'accoglienza di turismo, creando un'attività correlata, un'attività turistica correlata. Mi piacerebbe molto, l'obiettivo è quello di incrementare le assunzioni. Bene, la ringrazio per tutte queste informazioni e complimenti insomma per tutto il vostro impegno, per il rispetto dell'ambiente anche dei lavoratori. Accetterebbe una nostra visita in futuro qualora volessimo verificare diciamo tutto quello che lei ci ha descritto? Io spero, anzi vi invito a venire quando volete, siamo sempre in cascina, i cancelli sono sempre aperti e ci fa solo molto piacere poter condividere con voi e portarvi nei nostri campi, farvi vedere i nostri argini inerbiti, la biodiversità e tutti i progetti di cui abbiamo parlato prima. Anzi, se non si condivide, diciamo che l'obiettivo che vogliamo raggiungere è solo raggiunto a metà. Sul sito ho tutte le informazioni. Ci sono i miei recapiti telefonici, la mia mail personale, io sono disponibilissima a rispondere alle mail, al cellulare e anche indicare dove si possono trovare i nostri prodotti. Noi abbiamo uno spaccio aziendale, quindi invitiamo di nuovo a venire in cascina a comprare il riso, perché solo così si riesce veramente a toccare con mano un po' qual è la storia del nostro prodotto. Bene, abbiamo sentito cosa ci ha raccontato e descritto la dottoressa Cerruti della Cascina Oschiena. Ci sembrano informazioni molto convincenti, abbiamo richiesto anche ulteriori evidenze e la signora si è resa anche disponibile ad accoglierci in sito. Per cui abbiamo dato un totale di ben 8 punti a questa realtà, perché sta facendo anche molto di più per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente. Una realtà che fa parte ormai dell'ecosistema e del territorio, e l'azienda sta facendo il possibile e anche di più per la conservazione della flora e della rara fauna locale. Ottimo il lavoro anche per ridurre l'inquinamento delle acque del suolo, e un ottimo lavoro anche dal punto di vista del rispetto dei lavoratori, che però in questa realtà sono in numero limitato.